Questa mattina si è tenuta alla Sala Avis una tavola rotonda sul disegno di legge che è stato varato e approvato definitivamente dall'Aula del Senato lo scorso 25 giugno. Disegno di legge e disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del terzo settore. È stato l'argomento appunto al centro della tavola rotonda che ha visto la presenza del senatore Salvo Sallemi, dell'assessore allo sviluppo economico e allo sviluppo di comunità del comune di Ragusa, Giovanni Acono, del segretario generale del SUNAS, Salvatore Poidomani, del consigliere del centro servizi volontariato etneo, Marco Carnemolla. Diciamo che la tavola rotonda di oggi ha voluto illustrare i presidenti degli enti del terzo settore, ma è stata anche l'occasione per approfondire quelle che sono le norme, le modifiche che sono state varate nel testo. Un testo che contiene un pacchetto di prime semplificazioni nella gestione amministrativa, sia in termini di procedure, ma anche di bilancio per quanto riguarda gli enti del terzo settore. Era un risultato che era stato auspicato dalle piccole realtà del terzo settore e che oggi questo, grazie all'approvazione definitiva, vede la luce. Sicuramente si tratta di un risultato importante quello che è stato posto, che dimostra l'attenzione del governo che ha riservato ai piccoli enti del terzo settore, anche perché in un primo momento erano state fortemente penalizzate. Risultato che è stato possibile anche grazie al senatore Salvo Sallemi che si è fatto interprete e ha ascoltato le esigenze delle associazioni e che quindi poi si è fatto portavoce di queste istanze e che si sono trasformate poi in un'approvazione definitiva del testo. Quindi un risultato importante che va incontro alle esigenze delle piccole associazioni. L'incontro di oggi, oltre a mettere in luce queste novità che sono state introdotte nel testo, è stata anche l'occasione con i presidenti delle associazioni che hanno sollecitato ulteriori momenti di incontro e di confronto per organizzare degli incontri finalizzati a coinvolgere e a costruire una rete sempre più ampia e rappresentativa di associazioni su tematiche di interesse generale come questo.